Oggi, partendo da Fenis, dal famoso Zantì de Buva, andiamo a riscoprire i villaggetti della Bassa Valle. Da qua possono partire già moltissime gite. Sulla nostra destra puoi andare nella Valle di Saint-Marcel, la riserva Turati, e c'è una poderale che arriva fino al lago Layette, e anche in cima è una gita bellissima. Nella valle di fianco ci abbiamo la Valle di Clavalité, una gita lunga, però anche lì alla riscoperta della natura più completa, fino al rifugio Borroz e anche più in alto, poi si può lasciare la bici e girare le montagne. Sulla nostra sinistra invece abbiamo tutta la Valle di Saint-Barthélemy, arrivando al rifugio Quigny, al rifugio Magia. Ciao Edi, ma che bello che avete fatto qua! Avete fatto anche un punto vendita, siete sulla via degli itinerari dei formaggi. Cosa fate di bello, di buono? Che tipi di formaggi? Ma sì, noi qua abbiamo un'azienda agricola, così produciamo dei formaggi, più che altro facciamo la fontina. Adesso abbiamo tutta roba d'alpeggio, poi abbiamo un po' di capre, che facciamo un po' di formaggi di capra. Anche un po' di caprini. Poi abbiamo un po' yogurt e un po' di roba fresca. E di tutto un po'. Sì. Poi abbiamo un po' di salumi E essendo sulla via dei formaggi c'è un po' di gente che passa, sì. Gente passa e turisti o ancora cacchiando nuovo al dotè? Ma cicarettotti. Una serie di aziende soglie degli anni dei turisti. E via di Vazza Taplobau? Ma via noi a Solo Bai, via con 60 Vazza per gli A. E apre e dice a te io guido, vuoi a montagna? Dice a te sei in montagna in Val d'Ayas, a Brusson. In dottor Amavi, lei ne sa in Gevazza la sé. E via, io mi sarà per il show. Complimenti! Grazie. Alla prossima. Arriva. Ciao ciao. Modo? Uè, sai che tieni tre figlie? Polagli. Un polagli? E via di polagli età? No, devo quasi tirare. Ah. Devo quasi quattro polagli. Quattro polagli. Vogliamo ti fare una domanda? Sai gli assenso la chiamata? Sambava? Sambava. Sambava. Pontelle, giusto ci capiamo. Uè, sono frazione Arliere. Frazione Arliere di Sambava. De Sambava. E aia se continuiendo seglia aveva Pontei. Va, rendiamo a Pontei. D'accordo. Per passe da lì, Marnier, descende lo scollinamento che te va, va d'ingetto va a Vertui. Io chi ha le miniere. Vertui,
e di sento va ba. E per lì una le macine Valmeriana. Valia Verciui. Invece di fare la pista ciclabile abbiamo attraversato Fenis, Chambave, adesso siamo entrati nel comune di Pontei, passando per delle strade asfaltate bellissime che non c'è neanche una macchina, e andiamo al villaggio di Vertuì, da dove parte la Poderale per andare a vedere le famose macine di Valmeriana. Ciao! Ciao! Ti presta in buio? Tutto di neve, fa da rosa. Mai di neve. Pardon, siamo voi, Velazzo de Vertuì, e ne ha sentito precisi delle famose macine di Valmeriana. Vi ho mai che parli sì? Sono 7 km di me più o meno. Lì comincia la Poderale. Ma sei a Tato de Reine? No, sono Poderale. Come? No. Tra i mod te cadevate, no? E te porta barè, ma a parte si tan. Ogni tanto però è importante. Vabbè, però è una bella passione. Ogni gesang ne entra una. Vabbè. E la concorrenza che è nata è pa' facile, vabbè. Ma se sei tranquillo, donna. E vi ho tenuto un altro, questa macchina di... Tra tot una ventina, 22. Eccoci al bivio per la Valmeriana, per il tour delle macine. Da qui ci sono ancora 7-8 km. Noi proseguiamo per 2 km e poi prendiamo la Poderale che scende verso Pontei. Prendendo la strada della Valmeriana, dopo 2 km vediamo una lunga ringhiera verde e c'è la discesa e dopo arriviamo a Pontei.
Ed eccoci arrivati nel centro di Pontei e guarda cosa ci scopriamo. Ricarica per biciclette elettriche. Adesso proseguiamo per il castello di Ussel. Ed ecco che abbiamo trovato anche le macine che sono state portate giù dalla Valmeriana. Inoltre qua c'è il presepe della vita contadina. Ed eccoci nel comune di Châtillon, esattamente al castello di Ussel. Da qua si può proseguire verso Bellecombe, famoso posto da funghi, e poi c'è ancora una poderale, vuol dire che ce n'è ancora volendo per un'ora e più, sempre in bicicletta. Se no, arrivato a Bellecombe, prendi tutto a sinistra e trovi un sentiero abbastanza facile, attraversi tutta la valle per scendere a Montjoie. Eccoci qua sul ponte di Châtillon, da dove scende l'acqua del Cervino del fiume Marmore. Dal castello di Ussel, sempre nel comune di Châtillon,
siamo passati dall'altra parte della valle, abbiamo attraversato il castello di Passerelle d'Antrèves e adesso proseguiamo per tutti i vari villaggetti della collina di Châtillon. La vita è tutta un'avventura. Stamattina siamo passati alla stalla di Perraillon a Chambab, così per caso, e mi aveva annunciato qualcosa. E abbiamo incontrato le sue mandrie che da 93 anni, tutti gli anni, partono dall'alpeggio di Crespin, sopra Brisson, e vanno fino a Chambab. Dopo aver attraversato tutta la collina di Châtillon, siamo finiti al campo di San di Domianaz, dove avvengono le grandi sfide di Châtillon, Saint-Vincent e tutte le squadre di San. Adesso proseguiamo ancora 2-3 km per oltrepassare il torrente che scende dallo Zerbio e andare nel comune di Saint-Vincent. Dal campo di San di Châtillon saliamo 3 km circa e poi prendiamo un'ampia strada poderale per andare sul comune di Saint-Vincent. Invece se continuiamo sulla strada asfaltata si può arrivare, finito la strada asfaltata, troviamo una strada poderale sulla sinistra e ci porta alla Madeleine e a Chamois. Sulla destra, non per tutti, sempre una strada poderale ripida, ci porta sotto al colle per andare allo Zerbio, dopodiché con mezz'ora a piedi siamo in cima a vedere la Madonna dello Zerbio. Ed eccoci nel comune Saint-Vincent. Hola, Felice! Hola!
Cosa fai qua? Ciao Galuccio, come stai? Hai visto che sono venuto a trovarti? Potevi avvisare e preparare una bella bottiglia. E questo è un forno del 1700. Immagino. Adesso non c'è un faro per vedere all'interno. È un forno antico. Ok. Tutti gli anni e lo usiamo. Quanti anni fai qua d'inverno? Circa un. Di fornate si parla. Sì, ogni fornata sono 100 pani, ne faremo anche una trentina. Sto forno, 30 fornate. La cosa più difficoltosa però è scaldarlo, ci vogliono 3 giorni. Oh, guarda la legna. Che il mio amico Sergio prepara. Tutta quella legna lì? Quella è quella lassù. È per fare le 30 fornate. Sì, ma preparata anni prima, deve essere molto asciutta. D'accordo. E deve fare una fiamma molto, oltre che colorata, calda. E questo che cos'è? Sono gli attrezzi. Questo è la paletta per in pratica estrarre il pane, infornare e estrarre il pane. Il ciclo della fornata dura in pratica 3 ore, perché un'ora si impasta, prima a mano, adesso con le macchine. Poi si fa e lievita. Ma io vengo per mangiarlo. Cioè. Sì? Ah, non per... Ok, vieni per mangiarlo. Ciao Felice. Vai piano in bici, eh. Da Fenice a Chambava, a Pontei, a Châtillon e abbiamo finito il nostro giro a Saint Vincent, oggi ne abbiamo viste di cose, dalle macine alla disarpa, un po' di tutto. Penso che questo sia un giro alla portata di tutti, soprattutto da fare alle prime uscite, marzo, aprile, maggio e poi in autunno, tutto il mese di settembre, ottobre. Sono anche fatto a pezzi, però è bello riscoprire la Val d'Aosta anche in questo.